Quando abbiamo fatto azione, abbiamo detto: io nel governo con Conte, Di Maio e Toninelli non ci vado. Renzi lo ha fatto. Abbiamo detto: noi con i 5 Stelle non governeremo mai. Il PD ha chiuso e mollato i 5 Stelle. Avevano un residuo che si chiama Luigi Di Maio, che è vero che è uscito dal 5 Stelle, ma non gli perdono l'impeachment a Mattarella, i gilet gialli, le cose che ha detto. Non un voto di azione va a eleggere, a riportare Luigi Di Maio in Parlamento. Non perché ce l'ho con Luigi Di Maio, ma perché è un punto di coerenza. Cosa faccio per accontentare i liberal democratici italiani? Faccio un documento scritto in cui non ci sono bonus patrimoniali, ma ci sono rigassificatori, politiche energetiche. Allora, se Calenda è l'incoerente e Renzi è l'unico coerente, c'è un punto. Perché no, il 25... No, no, finisco. Il 25 di settembre la legge elettorale è fatta così. Sì. Per due terzi ognuno vota il suo partito, chiunque esso sia. Per un terzo va in Parlamento il candidato messo in campo da Calenda e Letta contro quello messo in campo da Salvini e Meloni. Certissimo. Né quello di Conte né quello di Renzi. Quel giorno lì il Parlamento va riempito di liberal democratici.